in sottofondo è anche un po' western. Ringo, Ringo. C'è un riferimento anche a quella molto antico, molto antico. Non so se no, ma in realtà sì, ce l'hanno detto in diversi. Okay. Ci fa piacere, non è voluto. Non è voluto. Non è voluto, giusto, ma per ribadire la distanza grafica tra voi e noi. Noi pensate invece così gentili con voi. Quando c'è una band un po' numerosa, ma per noi è numerosa già 4, 5, 6, vogliamo solo il cantante. E invece qua tutti e 6, ragazzi. Ci siete, 6 pinguini in fila. Grazie. Grazie a voi. Generosissimi. Da cosa cominciamo? Dal nome, no, perché l'abbiamo già detto 100.000 volte. Voglio solo sapere chi ha avuto quell'intuizione. Allora, cioè il primo pinguino chi è stato? Il primo pinguino diciamo che sono stato io. La cosa è che una sera in un pub a un certo punto vediamo questo nome che è molto caratteristico. Dove lo vedete? Su una confezione di una birra? Su un menù. E pensiamo l'importanza del pub nella provincia di Bergamo. Peraltro, il primo collegamento con Liverpool. Assolutamente, cioè proprio eravamo dei ragazzini, non capivamo niente. E sai quanto è difficile per una band all'inizio scegliere un nome? Ah sì. Cioè, vai sul filosofico, certo. Vai sulle tue radici, magari una parola in dialetto, vai di qua, vai di là, e alla fine abbiamo detto vabbè, abbiamo visto questa birra, ci stiamo divertendo, è una serata fra amici, una serata certo. Tipo di Gino Paoli, no, che tutte e quattro siamo al bar e così. Quattro amici al bar, sì. Al che dico vabbè, allora chiamiamoci così e ricordiamoci di questa serata. La birra però c'ha quel nome in inglese. Sì. Sul menù era già in italiano tradotto? Era in inglese, se non sbaglio, Nuclear Tactical Penguin, una birra scozzese. 34 sì. gradi. Sì, esatto. Sì. Il risultato di una gara fra birrifici per quella più alcolica. Ok, ma ha un suo mercato, se ci sono ancora i pazzi. No, è finita. Nessuno l'ha mai comprata. Special edition. Ah. E quindi non c'è più. No, esatto, no. Rimaniamo solo noi a portare in alto il baluardo della nuclear tattica. Allora, il gruppo esiste da quanto tempo? Ma allora, il gruppo esiste da tanto, diciamo che la prima formazione primissima. Senti, il tanto è relativo alla vostra età. Per noi tanto che siamo per voi, per noi è ieri. 25 no, anni, 25 anni, la primissima formazione tanti. Sono 10 anni. Ah beh, dai, è già qualcosa. Sì, 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 sì. Poi allora in realtà poi il primo disco del 2014 e questa formazione c'è dal 2016. Poi l'altra cosa che mi diverte molto è sapere che tutti voi arrivate da un paese diverso praticamente della provincia di Bergamo. Esatto. Quindi uno non è che può dire sono di Bergamo, basta. Lei no, sono uno di Albino, uno di Villadogna, Canto Clusone. Tutti, voglio saperli tutti. prego. Io sono l'unico cittadino, quindi Bergamasco, borghese. Io vengo da Arcene. Arcene, certo. Noi invece la cosa che ci accomuna è che veniamo da Pedrengo entrambi. Pedrengo, dov'è sì. Pedrengo? Vicino a Bergamo. Perfetto. Peraltro metà dei nomi che hanno citato corrispondono a discoteche degli anni 90. Sì, Arcene. Ragazzi, parlavamo prima anche dell'Antares. Come no? Non c'è più ormai. Ho fatto il divano io con l'Antares. Più o meno, insomma, tante serate, anche qualcosa in più di un divano, caro Linus. Anche il tavolino, anche il televisore, esatto. Forse. No, volevo dire questa cosa a Linus, che la sa già, secondo me, perché ha sensazione, si capisce. Io li ho visti in action a Sanremo, ma non a Sanremo quella che si vede, a Sanremo in generale. Ed erano con un'aria molto tranquilla, diciamo, proprio. La cosiddetta calma dei nervi distesi, sì. Come il famoso tè, no? Come mai? Questa è una domanda che avrebbe fatto il povero Mike Buongiorno. Ma perché? Guarda, cioè, perché non eravate emozionati? Proprio frega niente. Ma allora, in realtà dentro c'erano dei moti interiori. Ah, ok. Il discorso è che, prima di tutto, uno dei nostri discografici, un nostro amico ormai, Fabrizio Ferraguzzo, sì? Ci ha spiegato, appena prima di partire, ci ha fatto una sessione proprio dicendo non dovete far trasparire l'ansia. Cioè, voi dovete cercare di essere zen, non circus ma pinguini quindi siamo arrivati proprio con la consapevolezza, perché lui diceva se fate vedere anche solo alla stampa dicendo che siete in ansia non va bene, perché dovete dare sicurezza, calma, tranquillità, certo. E quindi ci siamo imposti un po' questa cosa, un po' come degli atleti in realtà, e lui fa sempre l'esempio di Bolt, per esempio, no? Che è estremamente in ansia ma cerca sempre di non farlo trasparire ai suoi contrari. In qualche caso questa roba di Bolt la sapevi che no, per me Bolt è uno che non è in ansia. E vedi? No, ma lui dentro se gli parli... è così bravo da non farmelo capire, insomma. Esatto. Torniamo per un secondo alla canzone e alla metafora che avete usato. Cioè, in questo mondo di Paul e di Johnny io sono Ringo Starr. Come se Ringo Starr fosse l'ultimo dei fessi. Mi fai sentire Ringo Starr, per favore? È lui. Canta lui. Certo, il pezzo mai sentito. Sì. Allora, forse ricorderai questo. If I sang out of tune, would you stand up and walk?
questa l'abbiamo fatta insieme. E la cantava lui, Simone. Perché lui non parla mai, è quello della band che non parla mai. Vedi, quelli sono 12 metri quadrati. Sembrano tanti, ma questo tavolo è più grande. Tutti quanti cantate se c'è bisogno? Se c'è bisogno, sì. Assolutamente sì. E quella sera lì abbiamo detto proprio: Simone, canta tu perché sei un po' il nostro Ringo Starr. Lui non parla mai, se non interpellato. Quindi abbiamo detto: vai davanti e fai tu il frontman. Che ci la stiamo... nostra metafora del Ringo Starr per me è stata questa. Bello. Ma la batteria la suona qualcuno di voi? Io. Ok. Sì, però io non canto, diciamo che nelle situazioni sotto la doccia. Ci assomiglia anche un po' a Ringo lui. C'è il naso. Sempre Fabrizio Ferraguzzo ha regalato a Riccardo una statuina di Ringo Starr e mi rivedo molto. Il taglio di capelli non è più quello, però il naso. Cioè. Noi dietro di voi lì abbiamo un Yellow San Marino. Abbiamo messo costa per voi. Comunque posso dire una semplicissima cosa, velocissima. Ringo Starr in realtà per noi questo era un omaggio, non come a dire sei un povero sfigato, ma come a dire... cavolo, sei un genio, sei un grande innovatore della musica, hai cambiato il modo di suonare la batteria, hai influenzato mille persone, eppure la gente non ti riconosce come Paul, capito? E di conseguenza voleva essere una sorta di inno anche alle retrovie, a quelli che stanno nell'ombra ma fanno la rivoluzione ogni giorno. Volevo sapere dal batterista se è vero quello che ha appena detto, cioè è davvero così rivoluzionario o è uno scarsone? Perché io ho sentito dire anche da qualcuno non è vero. Che era un po' scarso. Io penso che Ringo abbia trovato nella semplicità la chiave. Certo, perfetta. Fa la miglior pasta pomodoro e basilico, diciamo. Ma vai a sentire Dave Grohl, per dire. Certo, anche lui lo dice, è un grande. Questa la canzone conosce. Che sentiamo in sottofondo è uno dei due inediti altri che ci sono nel disco nuovo, l'ultimo, che è appena riuscito. E la canzone, giusto per rimanere sul tema del nome anche della band, si intitola Ridere, Radio DJ. Carolinus, chi ci sarà dopo di me, diceva Baglioni, invece qui si dice chi ti ucciderà i ragni al posto mio. Sì, è una frase bellissima. Beh, molto bella. Devo dire che è difficile scrivere canzoni d'amore usando espressioni che non siano già state abbondantemente sfruttate. Arachno love. Prende l'idea. Bellissima questa. C'è un fondo di verità? Direi di sì. Ma hai ucciso i ragni per conto di qualcuna? Sì, sì. E ti dico anche un'altra cosa. Nella nostra band... Hai ucciso anche lei? No. Metaforicamente. Aiuto, ragazzi. No, allora, però c'è uno nella band qua di cui non farò il nome che ha una paura intensissima dei co-founder ragni. Sei tu? Sì, addirittura, ragazzi, è capitato in un'intervista a Sanremo che ci fosse un ragnetto, era in diretta, questo uomo è scappato. Mi ha sostituito lui nel mio posto e tra l'altro io i ragni non li uccido perché poi c'è questa cosa che ragno guadagno. Ma come sei? Io pratico, sono venale. È il veganesimo in realtà, lui è vegano. Quindi posso raccontare velocemente una cosa? Io sono stato in Giappone, vabbè, poi nelle campagne così, però in Giappone non uccidono i ragni perché le ragnatele che creano i ragni permettono di attaccare gli insetti. Chiaro. Io mi ricordo che questa cucina piena di ragnatele, però niente, uniscono il ragno al direttore. Come il geco, no? Come anche il geco, è un altro animale che non si uccide assolutamente. Essendoci della canzone citazioni nerd, dice un ascoltatore, siete partiti anche dalla puntata dei Griffin in cui compare Ringo Starr o è una cosa che non viene anche siamo grandi amanti dei Griffin, ci ricordiamo della puntata, ma non così a fuoco, No, in realtà sai, era un'idea, le scrivo io le canzoni nella band ed era un'idea che avevo da tantissimo tempo, quella di dedicare un pezzo a Ringo, letteralmente da 4-5 anni, e avevo sempre nella testa soltanto il motivetto e dopo a un certo punto qualche mese fa è saltata fuori di getto la canzone. È saltata fuori dopo che è arrivata la convocazione per Sanremo o prima? Allora prima. Grazie a quella canzone che vi hanno scelto, quindi sì, okay. Cioè noi abbiamo inviato ad Amadeus pensando magari che vabbè dai, insomma ci sono così tanti artisti, non chiameranno noi sfigati bergamaschi e invece alla fine è piaciuta. Io però tra l'altro fin dall'inizio avevo un'idea orchestrale di arrangiamento perché il tutto è partito dalle trombe e quindi per forza è Sanremo e quindi ho detto cavolo, va bene, vado avanti in questa direzione. Chi è che tromba di voi? Cioè nel senso chi è che suona? Abbiamo amici le tastiere, le tastierine. Lo fanno gli amici bresciani. Sì, tra l'altro Bergamo è molto presente nel disco, non soltanto per l'accento e per i temi che vengono affrontati, ma perché una delle tre canzoni praticamente nuove di Fuori dall'Hype si chiama proprio Bergamo. Vi faccio sentire soltanto la partenza. Forse non te l'ho mai detto, ma tu per me sei come Bergamo.
So che potrebbe farti ridere, ma migliori complimenti non ne ho. Ecco, proseguiamo un po' con questo parallelo. Cioè, c'è la Bergamo alta e la Bergamo bassa. Ma no, Bergamo è in realtà, secondo me, un po' un paradiso, nel senso che c'hai il lago, c'hai la montagna, c'hai la collina, c'hai i prati, c'hai un po' la pianura, c'hai tutto quello che puoi trovare. È solo che, come i migliori paradisi, rimane nascosto, tranne Tommaso Paradiso, che lui invece è i migliori paradisi rimangono tante volte nascosti. E volevamo un po', dato che Sanremo ci ha dato l'opportunità di farci conoscere un po' a, cioè, a tutta della gente nuova, dire guardate che le nostre radici sono queste, noi ci teniamo, capito? Noi stiamo ancora lì, nonostante una carriera che va sempre più avanti e il dover venire qui a Milano e altrove per fare le cose, perché però tornate, ci sentiamo sempre lì. Sì, ci sentiamo molto e radicati. Tornate ognuno a Padrengo, come Pedrengo. Che sogno Linus, che dice Pedrengo. Sì, adesso diventa ti campionano e diventa Lusone. L'inno di Pedrengo. Ma io ci devo anche essere stato a Pedrengo, ma non so per quale motivo, ma Linus si ricorda, qualche ricordo ce l'ho. Cioè, e tornate ognuno ai vostri paesi, sì. Ma di fatto il cuore è una sorta di bussola che tende sempre verso là. Certamente. Ci piace fare il lavoro, magari. Io torno a Pinguini versus Sanremo. Com'è questo mondo, diciamo, della televisione, dello show business italiano, visti con gli occhi di Pedrengo, visto con gli occhi di Pedrengo? Inizio io a dire la mia sfaccettatura, è che è strano vedere la gente truccata attorno a te così tanto, perché noi non eravamo abituati, anche adesso vedete che comunque non siamo truccati, e vedere delle persone proprio che sembra che abbiano una maschera proprio pirandelliana sopra, lo è, capito? Certo, e quindi di fatto quella cosa mi ha stranito, mi ha fatto un po' strano. È stata la novità più grossa che abbiamo affrontato in questa cosa sanremese, mai c'eravamo seduti a farci mamma, ho visto Achille Lauro, mamma, ho visto non così tanto, sempre sobrio. Sapete che è una cosa controcorrente essere una band nel 2020? Di sei elementi, e quindi come la vivete? Ma la viviamo bene. Vive. Dividendo. Sì. Parlando proprio anche di Sanremo, noi, cioè, comunque è una situazione che ti mette abbastanza sotto pressione tutto quanto. Il fatto di essere in sei, certo, ci permette di fare i compiti, di stabilire la pressione. Esatto, gli oneri, ma anche gli onori, ma anche gli oneri. Poi ragazzi, i giochi da tavola, voi vi dimenticate del fatto che uno da solo tante volte magari ha un po' di reticenza a chiedere al suo manager via davvero? Ma tra di noi giochiamo un casino, adesso non ti sto a dire i nomi dei giochi perché magari non ti interessa, ma però tipo Risi, no, più complicato, robe un po' più moderne, Dixit lo conosci? No, Dixit è un gran gioco, ragazzi. Un altro punto di contatto con Tommaso Paradiso, che è un grande giocatore, davvero? Sì, di brutto. E poi ti dico un altro nome in codice, che è un gioco poco famoso ma bellissimo, è quello a cui mi ha fatto giocare Tommaso Paradiso, facendomi un è un gioco in cui hai tantissime parole sul tavolo e devi farle praticamente capire al tuo compagno cercando di unirne il più possibile con un'ulteriore parola. Quello è campione del mondo. Noi siamo sempre disponibili per una serata. Sì. Pinguini tattici nucleari fuori dall'hype, nuova release. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao.